ho sotto mano, e mi limito ancora solo a questo, l'ultimo libro, mi pare, no? Del professor Cacciari, Generare Dio, che è anche a disposizione qui poi all'uscita. E per un prete, per un docente, è sì, suggestivo e anche impegnativo. Poi credo tocca anche questo tema dell'educazione, al limite, soprattutto alcune parti, qui si medita in qualche modo la Divina Maternità di Maria, il mistero dell'incarnazione attraverso la figura di Maria, la tradizione iconografica soprattutto occidentale, ma il verbo si è fatto carne, al professore piace un po' anche il greco, il latino, o logos, sarx egenete, poi ekenosen, etapeinosen, quindi pensare al mistero divino che in mezzo a noi si fa piccolo, povero, nepios, poi infans, puer, tutto questo ci aiuta, credo, anche a entrare attraverso la porta giusta di fronte alle grandi domande. Allora credo che potrà parlare quel che vuole, naturalmente, mezz'ora, tre quarti d'ora, ma poi ci diamo anche del tempo per un dialogo, un colloquio su questi temi che ci toccano tutti. Questo tema dell'educazione, dicevo, è fondamentale per la nostra civiltà, ma dovrei dire è fondamentale per ogni cultura che pensi al futuro, no? Educare significa allevare delle persone che saranno domani. Difficile educare un cinquantenne, un sessantenne, sì, si parla di educazione permanente, ma è un modo di dire. Più che un tema decisivo per la nostra civiltà, si dovrebbe dire un tema decisivo per quelle culture che pensano al proprio futuro, perché pensare al futuro significa essenzialmente, appunto, investire, come si direbbe ora con un'espressione orrenda, in capitale umano, è evidente. Quindi l'indice migliore per capire che una società, che una comunità è in crisi, o peggio, è quello di vedere come va con la sua educazione, con i suoi programmi educativi, perché una società che non investe in educazione non prepara il proprio futuro. Quindi che io devo conoscere e riconoscere il valore di quella persona che ho di fronte, capire le potenzialità di quella persona ed essere così bravo da trarle fuori. È la visione maieutica della paideia, che era propria della Grecia classica, ma in particolare proprio di Platone. E tutti sanno che, appunto, o dovrebbero sapere che tutta la nostra civiltà filosofico, scientifica, politica, eccetera, è tutto uno scambio, una relazione con Platone. E la sua influenza anche nella tradizione teologica, eccetera, eccetera, è fondamentale. Quindi, a che serve educare? Ecco la domanda. A che serve? E già la domanda è posta in un senso, quando la pongo così, no? L'educazione deve essere un'educazione all'utile, la dico nei termini proprio di Aristotele, all'utile o alla virtù? All'utile o alla virtù? Deve essere un'educazione che serve alla professione, qualunque essa sia, o serve a formare un uomo buono? Vi sembrano termini retorici e non so cosa farci, è Aristotele. Se il modello educativo è finalizzato a servire qualcosa, non è finalizzato alla formazione dell'uomo libero.
dell'uomo che poi certamente si professionalizzerà, si specializzerà, ma a partire da una sua integrità, dalla sua forma. Vedere la scuola e il processo educativo al servizio è, a mio modesto avviso, tradire l'essenza stessa della scuola e non soltanto il significato letterale del termine, che ci sarà un senso per cui questo termine è stato usato, no? Perché è stato usato questo termine? Ma è stato usato perché il fine del processo educativo era esattamente visto così: costituire, formare l'uomo libero. Che poi quest'idea di libertà nella classicità fosse un'idea particolare per noi e inaccettabile, certo, perché costituire l'uomo libero significava costituire quell'uomo che, a differenza di quelli impegnati nei lavori manuali, eccetera, eccetera, erano quelli che l'elite che comandava, certo, certo, erano i liberi, i veri liberi. E educare che cosa? Educare tutto, dicevo. Educare fisicamente. Io credo che sia una cosa pazza in Italia, questa sottovalutazione dell'educazione fisica. Una cosa pazza. La ginnastica è fondamentale. Platone di nuovo, la ginnastica è fondamentale. È fondamentale. La musica. Ma come scherzare? Certo, la musica. È quello il linguaggio più universale che abbiamo e che avevamo. La musica, certo. Perché ginnastica e musica? Perché i greci pensavano che ginnastica e musica fossero le basi della paideia? Perché? Perché la ginnastica e la musica insieme ti fanno capire, appunto, che l'educazione ha come fine la forma, l'armonia tra le parti. E se tu sei educato a quel linguaggio fondamentale universale che è la musica, e sai, e ti muovi armonicamente, armoniosamente, governi, controlli i movimenti delle parti del tuo corpo, in te si forma naturalmente, naturalmente, un'idea di colleganza, di composizione, di buona forma, naturalmente. Naturalmente, se sei così educato, tu nella tua vita non stonerai mai, qualsiasi sia la tua attività. Ti sembrerà innaturale tutto ciò che viola le leggi dell'armonia, della composizione, della forma. Se sei educato bene, ginnastica e musica, alla base, prima ancora di imparare a leggere e scrivere, alla base, tu, se sei un politico, non ruberai mai. Perché ti farà schifo. Esattamente come se sei educato bene, non mangi con le mani nel piatto, non ti metti le dita su per il naso. Non è una battuta, è così. È così che ragionavano i nostri classici, dicendo l'educazione deve formare l'abitudine. L'abitudine, se l'educazione non forma l'abitudine ad una vita buona, non è educazione. Ti posso insegnare tutta la storia della filosofia, le matematiche, le scienze, l'astronomia, ma se la tua educazione non ti ha formato all'abitudine, abitudine, in greco come si dice? Si dice ethos. L'ethos non ha nulla di astrattamente moralistico. Ethos vuol dire esattamente abitudine, quello che i latini dicevano mores, e dicevano: ma cosa vuoi che contino le leggi se non ci sono i mores? Che cosa vuoi che contino le leggi se non ci sono i mores? Le leggi verranno sistematicamente disobbedite e ci saranno i poveri magistrati ad inseguire dalla mattina alla sera i criminali.
È come la storia di Agostino che voleva prosciugare l'oceano col cucchiaio. Mi chiedo, ecco, da docente in particolare, scegliendo il modello maieutico, in un docente sono più importanti le caratteristiche personali, la messa a frutto della propria educazione ricevuta, l'attitudine o la tecnica, la didattica, tutte queste tecniche che adesso ci presentano come necessarie per tirare fuori poi le qualità e le doti di ogni discente. Grazie. Non so, queste tecniche, non sono un pedagogista, quindi non ho familiarità con le tecniche particolari. Credo che sia proprio un'attitudine comunicativa, una capacità appunto di le tecniche. Poi sa, le tecniche sono, la tecnica per sua natura è qualcosa che si applica universalmente, come la legge di natura, mica vai a vedere come funziona il singolo fenomeno. Vedi che cosa li mette insieme i fenomeni. Le tecniche hanno questo particolare, ora possono anche andare bene, ma devono essere superate nel momento stesso che le assumi, possono essere degli orientamenti, perché poi dopo lo sforzo educativo, secondo me, è proprio rivolto al singolo, alla persona. Non puoi pensare con la tecnica di risolvere i problemi di quella persona, di quell'altra persona, di trarre fuori da lui, da questo e da quest'altro, tutte le sue potenzialità attraverso una tecnica che per sua natura si applica universalmente. Quindi possono essere degli aiuti, possono essere dei supporti, ma poi ci deve essere la capacità, come dire, socratica, di far scoprire autonomamente alla persona e dire: ah, ho scoperto io il teorema di Pitagora. Professor Cazzari, volevo chiederle, nel tempo dei social network, dove mi confronto tutti i giorni con i ragazzi nel cercare di tirar fuori il meglio da loro, ma dove la comunicazione è fondamentale nella relazione umana, perché ho imparato in molti anni in quanto docente da molti studenti. Loro imparano da noi, noi impariamo da loro, proprio da un punto di vista umano, nel crescere, nel conoscere se stessi. Il tutto negli ultimi anni è molto filtrato, limitando il tempo, limitando le relazioni, modificando il sistema e la modalità che le nuove generazioni usano per comunicare. Su questo qual è il suo pensiero? Occorrerebbe che la scuola, senza assolutamente, perché sarebbe ridicolo, demonizzare eccetera, questi mezzi eccetera eccetera, riuscisse, svolgendosi nei termini che ho detto, nella prospettiva che ho detto, a rendere finalmente davvero interessanti, interesse nel senso più pieno, interessanti, le forme della comunicazione, perché non è comunicazione. Io non sto, li uso io, li usano tutti, servono, cioè, mezzi, cioè, ma non sono comunicazione. I ragazzi con quei mezzi non comunicano più. Questo è il punto. Allora la scuola dovrebbe svolgersi in modo tale da rendere evidente al ragazzo che cos'è comunicazione, da rendergli interessante che cos'è comunicazione, senza minimamente dire adesso devi smettere di usare il telefonino, certo continueranno a usarlo, lo useranno sempre di più, ma capire che non è comunicazione, non sono comunicazioni quelle frasette che ci scambiamo tutti continuamente, i messaggini che ci scambiamo tutti dai 100 anni ormai ai 2. No, nulla, bene, continueremo a scambiarci messaggini, continueremo a informarci, continueremo a cliccare per avere le informazioni, ogni volta che c'è qualcosa che non mi ricordo vado sul web e me lo trovo subito, perfetto, no? Ma comunico? Comunicazione è un'altra cosa, come formazione ed educazione è un'altra cosa rispetto a informazione. Ma se la scuola non si rende interessante come luogo della scolè
e della comunicazione resterà soltanto quel mezzo, soltanto quel social. Resterà soltanto quello e sarà appunto una catastrofe antropologica. Catastrofe, ripeto, nel senso tecnico, catastrofe vuol dire mutamento di stato, punto. Una catastrofe antropologica, cioè cambierà il tipo umano. Sta cambiando. Volevo chiederle riguardo a generare Dio due cose. Innanzitutto perché una figura come Maria affascina o perlomeno arrovella tanto un filosofo ateo, credo, come Massimo Cacciari. E seconda domanda, è un paradosso che in un'Europa che è sempre più scristianizzata o più tiepida, i santuari mariani da Lourdes a Fatima a Medjugorje adesso siano invece ricolmi di gente? Grazie. Beh, intanto, essendo una persona pensante, non sono ateo. Ateo è una definizione semplicemente idiota, perché ateo vorrebbe dire che io dico, Dio non c'è. E che ne so io se Dio c'è o non c'è? Una cosa è dire non credente, io non sono credente, ma ateo, soltanto i cretini possono definirsi atei. Perché come fanno a negare l'esistenza di ciò in cui lui crede? Come faccio? Come si fa a negarla? Potrò contestare dei ragionamenti che vengono fatti per provarne l'esistenza, come hanno fatto Kant, come hanno fatto... Ma questo è, come dire, stiamo nell'ambito logico-filosofico. Ma non potrò mai negare, ma questi ragionamenti che possono contestare le prove dell'esistenza di Dio non possono mai giungere alla negazione dell'esistenza di Dio, possono giungere a negare le prove che vengono fornite per l'esistenza di Dio. Quindi, ecco, quindi voi avete due cartine di tornasole per capire subito che avete a che fare con un cretino. Uno, se si dice ateo, quell'altra prova è dire la filosofia non serve a niente. Sono le due cartine di tornasole, no? Perché uno dice la filosofia non serve a niente, e uno dice la filosofia non serve a niente, significa dire non serve a niente il linguaggio che adopero. Non serve a niente il linguaggio che adopero. Il linguaggio che adopero in tutti i campi è filosofia, è filosofico. Sono le due cartine di tornasole. Grazie. E no, aspetta, mi dice. Anche i pellegrinaggi? No, i pellegrinaggi non so nulla, non so nulla di nulla. E non li giudico, la religione ha sempre anche un aspetto di culto, un aspetto di cerimonia, un aspetto ce l'ha sempre avuto e sempre ce l'avrà, è sempre un fatto sociale e quindi non mi sogno neanche di giudicarli come una volgare superstizione eccetera eccetera. Certo non hanno a che fare con il nucleo forte che a me interessa della tradizione teologica cristiana, e la figura di Maria mi interessava particolarmente perché è stata vista, secondo me, male e dalla teologia, ma anche dalla filosofia, in particolare dalla filosofia, che non prendono minimamente in considerazione grandi filosofi che hanno affrontato il problema della cristianità, dell'Europa cristianità, e che hanno avuto un'influenza enorme anche nel pensiero teologico, praticamente non hanno mai considerato Maria, no? Il Logos che appunto diventa carne, ma scusa, diventa carne come? Perché si può anche pensare che il Padre Eterno nella sua onnipotenza, ecco, un uomo in carne ed ossa, a mia immagine e somiglianza. Ma perché appunto quel grembo, la donna, questo... Il Logos poteva farsi carne anche senza la mediazione della donna. Si fa carne attraverso la donna. E nell'economia del divino quella figura quindi svolge una funzione essenzialissima e problematicissima, come soprattutto proprio nell'immagine, nella tradizione iconologica è facilmente comprensibile. Ma di questo eventualmente un'altra volta, perché rimando al libretto.